Questa sera ci troviamo all'interno della chiesetta Balsamo, un bellissimo monumento del 1520 che viene utilizzato dalle varie associazioni per poter portare avanti quello che è l'impegno culturale qui nella nostra terra. E proprio per questo è stato istituito il Premio Eccellenza del Territorio, un premio che tende a esaltare quelle che sono già le eccellenze territoriali, soprattutto salentine, e che nel corso dell'anno, nel corso del tempo hanno fatto in modo che col loro nome, unendolo a quello del Salento, potesse portare lustro alla terra salentina e ai salentini che sono fuori terra. Siamo nati proprio negli anni in cui l'omologazione stava diventando un capo. Siamo felici di essere insigniti di questo premio. La nostra lingua evidentemente in questi ultimi 25 anni ne ha fatta di strada e ci fa piacere essere, diciamo, portatori della nostra cultura, di questo Salento che giorno per giorno ha sempre di più da offrire a questo mondo. E tra qualche giorno poi partiremo per la nostra tournée europea, ancora una volta il dialetto nel mondo. Anche, diciamo, a voler ricordare che la musica è un linguaggio, che il dialetto si serve di questo linguaggio universale per portare nel mondo una cultura che comunque ha già dato tanto al mondo. Salento Web TV. Avete visto? La nostra salentinità deve essere, secondo me, deve essere valorizzata continuamente. E quello che facciamo noi è proprio quello: dare sostegno a un territorio che ha tanto da raccontare. Lo facciamo sia raccontando quali sono le aziende di questo territorio, ma soprattutto sostenendo delle campagne. Cerchiamo anche di capire qual è il parere delle persone, cercare di informare il più possibile su quali sono gli avvenimenti. Una nuova struttura, con una nuova idea, con un nuovo futuro che si prospetta, portato avanti da un giovane che forse ti richiederà veramente tanto impegno, no? Anche a livello mentale, per tenerti... Beh sì, sicuramente ho a che fare anche con persone che per fortuna mi aiutano quotidianamente, perché essendo molto giovane ho bisogno naturalmente del sostegno, no? Di persone anche più grandi che mi aiutino e che mi insegnino tante cose ogni giorno. Penso che a 24 anni un ragazzo deve cercare di formarsi già da subito, entrare nel mondo del lavoro, cercare di capire un po' le dinamiche quali sono. Io sono entrato in un settore che penso sia innovativo, moderno e nuovo. Devo ancora imparare tanto, devo ancora formarmi, devo avere tante competenze che ancora penso di non avere. Il futuro spero che sia positivo, quindi noi ci crediamo, ci abbiamo creduto fino ad ora, perché non continuare a farlo. Dopo aver attentamente valutato le attività svolte sul territorio, da cui si evince un brillante impegno nei nuovi mezzi di comunicazione di massa che gli ha permesso di fungere da porta digitale per la diffusione in rete dell'informazione tutta Made in Salento, tesa alla promozione esclusiva del territorio salentino e dei suoi eventi, ma soprattutto delle sue tradizioni, svolgendo così un impegno etico oltre che civile. Grazie. Complimenti veramente. Grazie. Complimenti. Il nostro impegno per il territorio è molto importante, noi ci impegniamo a valorizzare tutte le eccellenze e speriamo che sia un incentivo alla nostra terra.